Fin dai tempi antichi si utilizzavano simboli ai quali si attribuivano particolari proprietà. Questi sono stati adottati da culture molto antiche e il valore rituale e simbolico è differente da quello dei giorni nostri. Tra i simboli più conosciuti c'è l'Ankh, ossia la chiave della vita o croce ansata. Il suo significato originario identificava la vita eterna e divina. Però, osservando attentamente questo simbolo, possiamo notare che la parte superiore è formata da un circolo che rappresenta il sole, mentre la parte inferiore rappresenta la terra, e questo porterebbe alla conclusione che questo rappresenterebbe una sorta di chiave per l'accesso al regno dei morti. La mano di Fatima, oggi simbolo protettivo contro la disgrazia e la sfortuna, in passato era segno di sottomissione in presenza di una persona importante, perché le mani venivano nascoste. Il serpente è il simbolo più sacro che ci sia nel satanismo e rappresenta la forza. Anche in antichità veniva dipinto o inciso in molti quadri e simboleggiava la coscienza. Poi c'è il pentagramma invertito, che simbolizza l'energia che entra nel chakra della corona dall'alto. Il lampo satanico al centro vede Satana come il nostro vero Dio creatore, perché raffigura la forza vitale, la bioelettricità. La croce a bracci di lunghezza uguale è mostrata in molti sigilli dei demoni e sarebbe il corretto allineamento dei chakra e la forma dell'anima umana. Il Graal rappresenta il raggiungimento della divinità e questo ha a che fare con i diversi sigilli di Satana ed è la coppa che contiene l'elisir della vita. La croce rovesciata rappresenta l'ideologia satanista, la blasfemia contro l'ideologia cristiana. Il segno delle corna è uno dei segni più celebri usato dai satanisti nelle loro messe. Ma come mai è stato utilizzato da diversi papi in diverse occasioni? Perché questo gesto? E come mai molti dei simboli massonici satanici vengono raffigurati in dipinti della Chiesa, come ad esempio la piramide con l'occhio o la croce di Baal? Molti misteri si celano dietro questi simboli, e lo studio di questi è una delle scienze più intriganti, ma anche una delle più complicate. Quali verità esistono e ci vengono nascoste? Uno e due viene per te, tre, quattro, chiudi la porta, chiudi la chiave, non aprire, afferra il crocefisso e difenditi.